Intervistato da Urban Post, Luca Lantieri di Temptation Island ammette di aver sentito la single Irene Casartelli dopo la fine del programma. Il giovane ha scelto di restare con la fidanzata Maria Rita Salino, ma ha voluto chiarire la situazione con la single conosciuta all'interno del villaggio in Sardegna prima di voltare definitivamente pagina. Ci siamo sentiti una volta sola, l'ho chiamata. Abbiamo creato un rapporto d'amicizia. Siccome quando sono uscito non ho avuto la possibilità di salutarla, ci tenevo a chiarire la situazione con lei. Poi non ci siamo più sentiti. Dopo la fine del programma Maria Rita e io abbiamo avuto degli sbalzi, però adesso da una decina di giorni sembra andare tutto per il meglio. Io mi sto riscattando, le sto dando quelle attenzioni che prima non le davo, di essere più presente con lei lo scorso weekend, le ho fatto anche una sorpresa. Ad oggi va tutto bene e spero che andrà sempre per il meglio. Tornasse indietro, Luca ammette che si comporterebbe diversamente. Col senno di poi, andrei un po' più cauto. Starei più tranquillo all'inizio. Quello che volevo vedere a Temptation Island era una mia reazione nei confronti di Maria Rita, dato che non l'ho mai provato. Nel mio percorso sono stato molto naturale, ma qualcosa la cambierei. Per il resto sono contento che siamo usciti insieme. Luca Lantieri e Maria Rita Salino sono rimasti insieme. Luca è riuscito a farsi perdonare da Maria Rita, nonostante la fidanzata avesse chiesto un confronto immediato nel corso della terza puntata di Temptation Island 2016. L'attrazione che ha sempre ammesso di provare nei confronti di Irene Casartelli si è trasformata in un'amicizia tra i due, sebbene la single abbia utilizzato tutte le armi a sua disposizione per metterli in crisi. Il tango già sfoggiato a uomini e donne è entrato dal suo sensuale repertorio, ma non è bastato a spingere Luca a chiudere la sua storia d'amore per cominciare un altro rapporto da zero. Chi se ne frega?